Ma com'è che uno, cioè da Super Saiyan, finisce poi in una situazione del genere? Così strana, così contadina, così bucolica. E non sarò solo, mi aiuteranno niente proprio di meno che questi ragazzuoli qua a fare il contadan. Il Team Commando! Siamo partiti? E sono qui a casa del capitano a fare questa fantastica colazione e iniziare questa giornata in giornata giornata con questo bellissimo piatto fit. La dieta, la colazione fit non è sempre riso e pollo o classico pancake, ma qui abbiamo un ciccio pancake completamente fit che la nostra capitana, la Lady Captain, ci ha preparato. 110 g di albume, 70 g di farina d'avena aromatizzata. Dentro ci ho messo anche qualche scaglietta di cioccolato fondente e un po' di cocco rapé all'interno. Mentre la glassa è semplicemente una cremina di cacao amaro, acqua e dolcificante, guarnita con frutti rossi, scaglie di cocco e un po' di sciroppo al cioccolato. Te li immagini sempre castigati, tristi, un po' francescani, questi che fanno questo lavoro di definizione sul corpo, no? E invece no, hanno il piacere di gustarsi la vita proprio come un vero Saiyan della gastronomia. È che bisogna un attimo sbattersi, un attimo, un po' essere creativi. Bisogna averci voglia. È buonissimo, io lo vedo già adesso che è buonissimo. Non la mangerei neanche, tanto è buona, è vero. No, perché sennò... Ma buona sera. Buona davvero. Sì, buona, lo sappiamo. Ma lei è... Ma... Lei è la regina dei ciccio pancake, lei. E comunque... Perfetto. Fatti la parte ti metto un po' di cannella sul tuo caffè macchiato. Cioè abbiamo tutto in stile supereroi, per cui... No, ovviamente non è proprio... Cioè il Saiyan è Saiyan, però il Saiyan si adatta anche. Un caffettino con schiumina fit fatta con latte scremato, una spolverata di cannella e un po' di sciroppo al caramello sempre fit. Ma come la mangio questa? Cioè la succhio? Come la lecco? Così potrei fare, cioè, nel naso. Questa si fa così, questa filmare. Si tira. Questa, te la voglio filmare questo, no? Questa la filma anche. Adesso, mio caro Vegeta, ti consiglio di rifocillarti, se così mi caro lei, rifocillarti per bene, perché tra un po', dato che è mattina presto, è l'alba, devo andare a mangiare le mucche, perché tu mangi, ma anche le mucche devo mangiare, certo, io sono un contadinazzo, ci toccherà di sparare un po' la merda, è un po' lavoro di merda. Vabbè, però è un po' anche nella vita, cioè è un parallelo con la vita, no? Perché di solito si dice il mattino ha l'oro in bocca, in questo caso... Noi abbiamo la merda. La merda, vabbè. Perfetto. E si poi parte dopo, così. Ovviamente, conoscerai tutto il team commando. Tutti quanti i membri del team commando, perché ci raggiungeranno. Una mano ce la danno, perché sennò che team è... Giusto. Prego la tua colazione, che adesso così mi tengo a far colazione, che è un po' più triste, perché oggi sono a zero carbo, quindi ho albume e due uova intere, basta. Yeah. Giornata da Super Saiyan ad una giornata super di merda. Capirete quanto sarà di merda. Ho colato anche il tridente oggi. Chi se non meglio sporco. Di acqua potevo usare il tridente tutto sporco di letale. Solo che acqua almeno c'ha l'acqua, cioè di solito. Poi abbiamo il nostro merda san. Merda san. Abbiamo un acqua merda, un merda san. E poi? E uno stronzo. È un nata merda, per forza. Questi, cioè, a zero carbo stanno messi così, perché io non so che giornata passerò qua. Pessimo, di merda. Però prima di iniziare, a me sti bestioni mi hanno un po' stancato, anche perché mi sento un po', come dire, per cui direi che li cambio. Sì, posso farlo? Lo faccio. E chiamami scemo. Questo è un passaggio, ragazzi, da Aquaman a Vegeta. È il tridente di Aquaman, cioè, che è diventato forcone, ovviamente, è un po' pieno di merda, per cui Aquaman... Ce n'è un po'. È perché in acqua tu lo sciacqui subito. Esatto, cioè, invece qui rimane. E qui non c'è tempo. Esatto, è quello. Esatto. Spalatura da Saiyan, questa qui. Esatto.
qua abbiamo ovviamente Freezer, che qualcun altro ha soprannominato Freestyle, ma scoprirete perché. In effetti questo non me lo sarei mai aspettato. E ce n'è anche per Lord Virus, ragazzi. Niente male, ha un sapore corposo. Qual è l'ingrediente che lo rende così speciale? Sono nato per fare il contadino. Come no? Ma non sbagliate un piatto voi terrestri! Adesso, mio caro Gianluca, mio caro Vegeta, è arrivato il momento di farti sentire i cavalli veri, l'aura potente di questo bestione qui dietro. Questo, quando lo accendo, è 1254.000. Vamos. Adesso sta aperto. Se non mi accappotto a sto giro. Di là. Vedi, vedi, così è la danza del petrolio d'amore. Bello. Visto? Tutto così, tutto così li conquisto io. Tutto così. E loro? Senza parlare. E loro si ipnotizzano. Sì, esatto. Molto semplicemente adesso lo schiaccio, giri la chiave. Non parte. Si rifiuta. Perché sente la mia potenza e non vuole partire, c'ha paura. Ma la benzina c'è. Ah, vedi, adesso ho capito. Ragazzi, sto guidando un trattore. Giuro, io faccio terzo a destra, ancora. Ma vai a sinistra, giri intorno alla stalla. Ragazzi, è fantastico guidare un trattore. Io pensavo di essere uno per Milano. Guarda, facciamo così. Occhio alle macchie. Schiaccio l'acceleratore. Oh. Vita da Kunt Dan Super Saiyan. Ciao amore. Bello. È andata. Gianluca, vieni a fare una serie adesso, giusto per scaldarti. Ok, va bene. Sì. Cioè, ragazzi, vedi. Come li fa? Come lo faccio? Faccio semplicemente esatto. Questo, vedi? Semplicemente, quanti ne faccio? 100, 200? Sì, almeno. Per il principe dei Saiyan, questo è d'altro. Sì, sì, cioè. Sì. Ma anche perché considera che nella stanza dello spirito del tempo, no? Esatto. Se ne faccio tipo 5, se ne faccio una vale 100, no? Per cui ne avrei fatto già tipo 5.000, sarei a posto così. Ci toccherà di sparare un po' la merda. Allora Gianluca, ci sono molti in estate vanno in vacanza al mare, c'è chi va in vacanza in montagna, io oggi ti ho portato nelle montagne di merda. Che meraviglia. Per stare un po' al fresco, ti mostrerò come si spalano le montagne. Ma infatti un po' con merda san, con questo maestro, maestro della merda. Beh, ovviamente la merda c'è anche un'accezione positiva, perché sapete che noi attori, prima di entrare in scena, diciamo sempre tre volte merda, merda, merda. E qua ne abbiamo parecchia. Vieni Gianluca, dammi una mano, mi sono messo anche le scarpe a posto. Perfetto. Sono quelle adatte. E vado, spalo? Faccio? Vai, è il tuo turno. Ok. What is my destiny, drago merd? Io so che tu lo sai. Questa non è merda qualunque. Questa è merda di drago. Il drago Sharon ha fatto una cagata sola e ha fatto questo. Per quello che mi ha portato Gianmarco, perché chi meglio di lui? E vai così, eccolo là! Ragazzi, che giornata di merda! Allora, signorina, presentaci il piatto. Allora, qui abbiamo pollo fatto in padella senza olio con varie spezie per coprire il sapore, che non è il massimo. A vederlo mi sembra un po' vomito di cammello, per cui direi pessimo. Che cos'è questo? Manzo con un po' di mandorle. No, dillo ad alta voce che cos'è questo, ti prego. Manzo con un po' di mandorle. Ma non ci siamo, è cotto malissimo! Fa schifo! Bene, allora qua abbiamo, mi sembra di vedere una chef già più, come dire, strutturata. Più strutturata, sì. Che cosa abbiamo qui? Dei pomodori in insalata, incredibile. Ah però! E del tonno, e anche qui pomodori e sempre tonno. Qua abbiamo delle gallette, e là una banana e delle tartare
di erba. Ah, e queste come le facciamo? In media cottura? Al queste sangue? Le facciamo crude. Crude! Crudo! Signor chef, abbastanza condita? Ora? What the fuck is this? Credo che ti manderò davvero fuori dalla mia cucina. E io adesso mi mangio la lasagna. La giornata del contadino va così in dissolvenza. E abbiamo qua il nostro team commando che mi ha supportato e mi ha fatto capire che cosa vuol dire fare il countdown. Il team commando fa parte anche il nostro drago, perché tu hai Dragon Sharon, giusto? Esatto. Cioè, noi abbiamo Drago. Drago, che è là. Drago! Drago! Ma li esprime i desideri, Drago? Sì, ogni tanto. Cioè, se gli chiedi una cosa... Ha lui un po' sentimento. Lo devi strofinare forte, però. Poi vuole pere. Sì, andiamo a pere. Andiamo a pere? Andiamo a pere, andiamo. Vai. Va bene. Tuciale, puppa, pera. Sì. Ovviamente uso uno sputo terrestre, quello Saiyan poi le brucia, per cui... Un po' acerba. Mi è un filo acerba. Un filo? Un filo sì, però a me piacciono. Anche perché buono. Se è troppo matura si alza troppo l'indice glicemico. Esatto. Hai visto? Quindi lascia sono già... troppi zuccheri, l'abbiamo fatto per lui. Ragazzi, io sono già sul pezzo, questa stando con voi. L'abbiamo fatto per lui. È più fit. E meno fat. E meno fat. Ragazzi, non dimenticatevi ovviamente di... mettere i mi piace, iscrivervi al canale, mettere la campanella e quant'altro. Già. Sono stato in compagnia del team commando che vi raccomando caldamente di seguire. Ovviamente seguite qua tutte le info e loro non saranno Saiyan ma sono dei pezzi di terrestri. Ciao! Bamba ragazzi, si vola! Yes! Ok, tocca a me. Li devo battere tutti, per forza, sono costretto. Quindi... la sfida è questa, o uccido il contadino in fondo al campo o becco il tirassegna, non c'è proprio alternativa. Ok. Ce l'ho fatta, ho ucciso il contadino! Sì. Ciao ragazzi! Alla prossima ragazzi! La bocca piena, dovete aspettare. Ecco la chiusura.